questa sera ci sarà una camminata dal nome Liberi Sempre, camminare di notte senza paura, e questa camminata è per sensibilizzare e informare sulla poca sicurezza che abbiamo nelle strade delle nostre città. Il fischietto è il nostro simbolo perché è un simbolo calcistico e molto spesso viene utilizzato per fermare il gioco e quindi per richiamare l'attenzione su qualcosa che non va, ma anche un simbolo di richiamo nelle strade, perché se io porto il fischietto con me e mi trovo in una situazione di pericolo ho la possibilità di attirare l'attenzione fischiando. Con Donne per Strada abbiamo lanciato una ricerca che ha avuto più di 1000 risposte. Dalla ricerca è emerso che il 96% delle persone non si sente al sicuro a camminare in strada di notte. E questo 96% di persone sono principalmente donne. Abbiamo visto come le persone, prima di ad esempio accettare un lavoro, prendano in considerazione quanto sia sicura la strada per arrivarci. La stessa cosa ad esempio per scegliere dove andare in palestra, piuttosto che nello scegliere se rimanere più o meno a lungo all'interno di un posto. Mi è capitato di essere seguita per strada, di ricevere commenti indesiderati, a volte urla, di assistere a violenza fisica nei mezzi di trasporto. E purtroppo la stragrande maggioranza dei casi non c'era nessun vigilante o membro della sicurezza, solo spettatori che per paura non sono mai intervenuti. La maggiore paura che emerge è la paura delle molestie, molestie verbali, molestie fisiche, violenze sessuali. Quindi per noi è importante partire da oggi per riuscire ad avere politiche che effettivamente mettano a terra progetti concreti rispetto alla sicurezza in strada. Con Donne per Strada ad esempio abbiamo lanciato i punti viola, che sono attività commerciali a contatto con il pubblico, sensibilizzati e formati per rappresentare dei luoghi sicuri. E poi l'altra bella iniziativa è che se una ragazza rientra la sera e non si sente sicura, magari si sente seguita, ok, può collegarsi a Instagram e ci sarà un'operatrice che l'accompagnerà durante il viaggio. Quindi ci è sembrato bello questo progetto, fatto peraltro da tutte donne molto giovani che hanno l'intenzione proprio di agire, di fare qualcosa di concreto per tutte le ragazze e le donne che appunto vogliono affermare il loro diritto pienamente e di farlo in libertà, e quindi abbiamo aderito a questa passeggiata. Quindi ecco, con Donne per Strada siamo qui proprio per reclamare questo diritto, che è un diritto fondamentale, per avere parità anche sotto questo punto di vista.